Adesso chiamo sul palco Adele Ernesta Marando. Ernesta è stata dirigente sanitario a San Camillo e da medico in prima linea ha sviluppato le cure. Giustamente la dottoressa Crifa ha detto non le cure alternative, le cure vere. Ha operato qua su Roma, è stata una delle prime e mi ha parlato di tutti i problemi che abbiamo di fronte e gli cedo volentieri la parola. Grazie Gianni, onorevole Alemanno, grazie a tutti noi per essere qui. Io non mi vorrei ripetere perché ormai siamo tutti esperti di quanto abbiamo fatto, di quanto non abbiamo fatto, quindi non vorrei neanche entrare nella retorica perché è una cosa che aborrisco. Io dico che l'Italia è un paese incivile, dove non c'è democrazia, dove non c'è il diritto. Il mio affondo, la mia accusa va alla classe medica dei miei colleghi e alla classe dei giuristi. Grazie. Voglio sapere, qui c'è la stampa, e spero che venga accolta questa mia accorata richiesta. Quando sarà portato il conto agli ordini dei medici italiani? Quando sarà portato il conto alle strutture sanitarie centrali e territoriali? Quando lo sarà ai presidi, agli istituti scolastici, agli organi di polizia, alla magistratura che accuso profondamente di collusione e molti di corruzione? Io sono un medico dalla prima ora. Ho lavorato per oltre 30 anni in ospedale e ho continuato con libera attività professionale prevalentemente volontaria, come tanti, ma come troppo pochi. Ho lavorato come consulente tecnico del Tribunale per oltre 30 anni di Roma, penale e civile, quindi so quello che dico e quello che ho visto nelle aule di Tribunale. Con questo non voglio dire che non ci siano giudici giusti, ma troppo pochi perché l'Italia possa considerarsi un paese protetto dal punto di vista giuridico, dove i cittadini si possano sentire veramente tutelati. Devi pregare il Signore, devi sperare di non incorrere tra quei magistrati che sono stati svelati dalla Trojan della chat di Luca Palamara. Credo che molti di voi qui sappiate di cosa io stia parlando. Ebbene, quei giudici, tanti, troppi, in posti chiave, si scambiavano i posti di comando, chiedevano trasferimenti, chiedevano posti, aggiustavano sentenze. Ebbene, l'unico a pagare in tutto questo è Luca Palamara, ma non tutti gli altri della cordata che con lui erano complici. Come mai? Perché? Sono ancora al loro posto ad aggiustare sentenze. Questo fa parte della civiltà e ha molto a che fare con questa pandemia, molto. Noi non possiamo assolutamente dare la responsabilità ai cittadini e infondere e dire loro abbi coraggio. No, non possono avere coraggio perché i cittadini si affidano alle istituzioni e si affidano ai professionisti. E chi ha in mano la salute? I medici per un verso e i giuristi per un altro verso, perché i medici curano il corpo e l'anima, i giuristi curano la libertà o la condanna. Quindi se queste categorie si vendono al miglior offerente, c'è poco da dire ai cittadini che fanno tutt'altro lavoro e che si affidano come bambini ai loro genitori, scusatemi la metafora, ma questo è quanto. Se io vado da un avvocato, io sono un bambino, non sono un avvocato, sono un medico, ok? Quindi non vuole essere nulla di diminuitivo, assolutamente.
Se vado da un ingegnere perché mi costruisca casa, io non capisco niente di scienze delle costruzioni, mi devo affidare, quindi mi affido a una persona che io ritengo onesta. Non posso andare a vedere se è iscritto o non è iscritto, alla volta i cavoli per la testa da pensare. E siamo stati traditi, ma siamo stati traditi perché i miei colleghi non hanno curato. Abbiamo dovuto inventarci, scendere sul campo, e se ci andava bene, ma se ci andava male eravamo finiti. Abbiamo curato, io ho fatto parte, non ho curato tantissimi come tanti altri miei colleghi di cure domiciliari, Ippocrate, Orgo, ho fatto parte dell'una e dell'altra organizzazione, perché poi alla fine eravamo tutti insieme. Però lo stress, io non posso mai dimenticare il Capodanno, il Natale del 2021, quando stavamo H24 in teleconferenza col cellulare a vedere, hai fatto l'eparina, come stai, come la saturazione, no, la notte di Natale, la notte di Capodanno, è come se fosse, non so perché siamo stati così emotivamente coinvolti, ma ci sentivamo coinvolti, perché avevamo scelto di fare i medici veramente. E non possiamo sopportare, accettare, e finisco perché ci sono tante altre persone, quello che dovevo dire altro, ma è questo che mi sento di dire stasera. Non possiamo accettare sentenze fasulle, non possiamo accettare i virostar. Quindi, siamo pochi, ma siamo tanti, però il mio Jacques, io ho fondato un giornale che si chiama Jacques, perché io sono anche una giornalista pubblicista. Perché sono diventata giornalista? Perché ormai parlo di 20 anni fa, perché vedevo troppe ingiustizie nell'ambito, io sono pediatra neonatologa, quindi ho lavorato una vita come neonatologa e come pediatra, ma ne ho viste tante di situazioni anche in tribunale, oltre che in ospedale, di estrema difficoltà, di ingiustizie incredibili, sentivo le storie, e quindi a questo punto ho cominciato a scrivere, poi vabbè, ho fatto le solite procedure e sono diventata pubblicista, e ho questo giornale che si chiama jacques.eu, dove io pubblico documenti certificati e articoli per i quali io sono stata portata in tribunale per diffamazione a mezzo stampa. Ma sapete perché? Ma non perché le cose che io ho scritto siano false, no, perché ho usato l'ironia e ho paragonato un personaggio a un altro personaggio, sempre utilizzando un'ironia benevola, gentile, ma che ridicolizzava il soggetto, sempre nei limiti, certamente non mi attengo alle norme, perché sono anche un medico, una pediatra, quindi sono connaturati col mio essere. Ebbene, giudici in cordata, per non smascherare poteri forti, sono arrivati anche a condannarmi e a ipotecarmi la pensione, ma non è finita qua. Non è chiaro che non è finita qua, c'è il secondo grado, c'è la Cassazione, c'è Strasburgo, ma per dirvi che mettersi contro i poteri forti e smascherarli, è vero, sì, ci vuole coraggio, perché la paura c'è, io non è che io non abbia paura, la paura c'è, no, però non ho scheletri nell'armadio e vado cercando la verità in tutti gli ambiti, quindi cerchiamo prima di tutto la verità nei tribunali e nel Parlamento, e con questo ho concluso. Grazie.